più contemporanei, più noti, fondatore dell'agenzia Noor, quindi insomma, nome bello, corposo del fotogiornalismo. E questa è una piccola parte del lavoro che ha fatto ad Haiti dopo il terremoto. E naturalmente è stato lì molto a lungo, quindi ha avuto modo di andare dentro quello, proprio alla vita dell'isola. E una parte forte è questa componente spirituale. Questa è una cascata. E questi sono i voodoo. E l'acqua sì, ha una parte fondamentale, esatto. Quindi qui è tutto un altro tipo di linguaggio, completamente diverso. Vabbè, la prima ovviamente cosa è salta agli occhi è il colore, invece che il bianco e nero, è proprio un modo di raccontare molto molto diverso. Più diretto, meno immediato, più sguardo del fotografo è molto più diretto sul resto. Grandissimi nomi che ci sono quest'anno, il primo weekend, la Bettina Remsma, che si arriva che fanno proprio dell'iconografia religiosa una parte corposa del proprio lavoro, a tutti i fotografi che in un modo o in un altro hanno raccontato invece il sentimento religioso della gente. Scusi. Si arriva abbastanza velocemente. Sì, sì. E se lo si può guardare da tanti punti di vista, quindi in realtà è per il consumo di trasversale. Bravo, sì. E soprattutto è trasversale anche proprio nella fotografia, dal fotogiornalismo alla fotografia artistica. Questa era una cosa anche che interessava molto il direttore artistico del caso. In realtà il senso religioso è sempre, diciamo, la base anche della ricerca. Sì, sì. La religiosità, diciamo, spesso la ricerca del senso del corpo. Esatto, come si diceva prima, cioè un sentimento che comunque sta proprio dentro ogni uomo, a prescindere dal modo in cui lo esprima e attraverso la fede in cui lo esprime, però è sicuramente riconoscibile e rintracciabile ovunque, ecco. Sì, devo dire che anche poi chiaramente alcuni progetti li abbiamo scelti e li abbiamo molto voluti, altri ci sono stati addirittura proposti quando è cominciato a circolare la voce che il tema del festival sarebbe stato comunque il sacro del profano. Alcuni curatori, alcuni autori hanno proposto delle mostre. E questo è stato un ottimo viaggio. Sì, assolutamente. Beh, credo che io devo ritogliere, cioè,